Bentornati da abruzzoweb.it. Oggi è venerdì 13 marzo 2020, sono le 21:18, quindi siamo in piena serata e siamo in collegamento con un quasi abitué di abruzzoweb.it che ringraziamo. Lui è Giuseppe Palma, avvocato giurista e scrittore. Palma, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti voi. Palma, intanto ci sinceriamo delle sue condizioni, insomma. Come sta? Lei vive e lavora a Milano con la sua famiglia e in epoca di coronavirus, Milano è una di quelle città che se la passa molto 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 male. Beh, noi al momento stiamo bene di salute, speriamo che non vada molto avanti questa situazione, che si risolva, perché altrimenti l'economia ne risentirà un contraccolpo, diciamo, micidiale. Già, possiamo dire che già il colpo è uno di quelli molto forti. Lei, da questo punto di vista, su questo tema, diciamo che sia sui libri, sia sugli articoli, sia insomma anche sui social, punta sempre molto alla sostanza, no? Cioè a tenere d'occhio la situazione economica e ovviamente sociale, con tutto che qui sono di mezzo anche persone che purtroppo stanno morendo ogni giorno. L'Abruzzo non se la passa benissimo, è un eufemismo, però cosa sta succedendo a livello economico, Palma? A livello economico, aver bloccato il paese in questo modo, che poi un po' l'hanno bloccato, un po' non l'hanno bloccato, l'altra sera il Presidente del Consiglio ha detto che avrebbe chiuso tutte le attività commerciali, poi il giorno dopo gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedevano una sfilza di attività che rimanevano aperte, addirittura la telefonia, le profumerie, e quindi insomma non ha chiuso proprio un bel niente, insomma, sostanzialmente. Quindi se questa situazione dovesse protrarsi anche ad aprile, io credo che ci sarà un contraccolpo micidiale per le piccole e medie imprese, per i piccoli professionisti, questo anche perché, insomma, io mi auguro tutto il cuore che il governo sospenda immediatamente il pagamento di tasse, contributi, mutui, bollette, perché altrimenti il paese collassa. Si sta parlando in particolare sulle bollette, che è un tema, no, sicuramente non è quello che magari in questo momento fa arrabbiare di più, però è un tema di quelli comunque importanti, e si sta parlando di sconti e cose del genere. Lei invece punta proprio a fermare tutto, insomma, a bloccare tutto per un po'. No, che non mi fanno pagare le bollette non me ne frega assolutamente niente. Esatto, questo. Quello che devono bloccare per un anno, 18 mesi anche, è il pagamento dei mutui, il pagamento delle tasse. Cioè, ma stiamo scherzando? Come ci rimettiamo in piedi dopo il collasso? Anche perché dopo bloccano le bollette, a me non me ne frega proprio niente le bollette. Ciò che devono bloccare sono i mutui e le tasse. E secondo lei quantomeno, chiaramente non tutto, perché quantomeno insomma alcuni balzelli vanno sospesi. Però ci si avvicina a un punto di rottura, forse, secondo lei, nel senso che il contraccolpo è probabilmente già in corso a livello economico. Non si sa quando questa emergenza finirà, dopo però le macerie ci saranno, cioè ci sarà da ricostruire. Lei in questa prospettiva come si pone di fronte a questa prospettiva? Cioè ci sarà comunque da rimettersi su? Ma insomma, se al governo restano questi qua, io vedo soltanto macerie su macerie, non ho nessuna fiducia da parte di questi personaggi che prima hanno... Allora, guarda, qui adesso Conte viene un attimino idealizzato come il comandante in capo che sta, tra virgolette, salvando la patria dall'epidemia. Molto presente in televisione, tra l'altro, ricordiamolo. Ogni 2% in televisione mi è diventato anche antipatico. Quindi, detto questo, noi dobbiamo partire dalla radice. Questi sono dei veri incompetenti. Perché a gennaio era tutto sotto controllo. Loro dicevano: non vi preoccupate, era tutto sotto controllo. A febbraio i governatori delle quattro regioni del nord chiedono la quarantena per coloro che tornano dalla Cina, e questi dicono: stai zitto, fascisti, leghisti, xenofobi, tutte queste cose, no? Tutte
queste fasce leghisti, dicevano, ecco cosa dicevano, fasce leghisti. Beh, sono stati presi in giro, ma no, involtini primavera in televisione, abbracciamoci tu, le sardine sono andate in piazza ad abbracciare, Zingaretti è andato lì a Milano a fare l'aperitivo, perché Milano non si ferma, Anche dai, il bravi. sindaco Sala diceva Il del sindaco sindaco. Sala, il presidente del consiglio, non alimentiamo allarmismi, diceva il presidente del consiglio, è tutto sotto controllo. Dopodiché, il 21 febbraio scoppia il coronavirus. Dopo una settimana che i media hanno martellato sul pericolo del coronavirus, dopo una settimana diciamo: ma forse abbiamo esagerato, dobbiamo riprenderci, dobbiamo fare. Dopo 3 giorni scattano, un giorno dopo l'altro, i decreti che bloccano sostanzialmente il paese. Io in mano a questa gente non voglio che, insomma, non voglio, prima, insomma, speriamo che ne usciamo subito da questa situazione, ma poi non voglio che la ricostruzione avvenga, gestita da questi personaggi qui. Insomma, siamo nelle mani di uno stratega della comunicazione del Grande Fratello 1, per carità di Dio, per Si carità. riferisce a Rocco Casalino del Movimento 5 Stelle. Insomma, per carità, per carità. Però ora però, insomma, come dicevo, c'è da affrontare questa emergenza, ma dopo, nella sua visione ideale, come si fa dopo a cambiare eventualmente governo? Cioè, le elezioni non, la parola elezioni forse è anche scomparsa dal vocabolario di questi giorni. Credo sia anche normale, in certi momenti. Insomma, siamo di fronte a una democrazia infettata, per cui il governo, finita l'emergenza, io mi auguro che nel centrodestra e una parte del centrosinistra, quindi mi riferisco a Renzi e tutto il centrodestra, una volta che è finita l'emergenza, mettano di fronte al Presidente del Consiglio gli errori gravi che sono stati commessi e ci liberiamo una volta per sempre di questi incompetenti. Senta Palma, andiamo poi sul. Prima ne parlavamo a microfono spento. Tra i temi che crediamo dovrebbero in teoria preoccupare di più, c'è quello della riforma del MES, non preoccupa solo lei. Possiamo spiegare proprio in due battute che cos'è il MES e la riforma del MES che è stata menzionata anche in questi giorni di emergenza, anche se apparentemente accantonata. Di che cosa si tratta in soldoni? Messa il meccanismo Allora, europeo di stabilità in due battute. sì, il vecchio fondo salva Stati funziona così adesso. Uno Stato che si trovasse sotto speculazione finanziaria si rivolge al meccanismo europeo di stabilità e chiede in prestito del denaro per far fronte sostanzialmente per pagare gli interessi sui titoli di Stato. A quel punto il MES te li dà, ma a condizione dei famosi memorandum, cioè devi contrattare con i creditori, quindi con il meccanismo europeo di stabilità, ma sostanzialmente con la BCE, la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale, devi contrattare delle riforme strutturali, che poi significa sempre taglio alla sanità, taglio alle pensioni, tagli selvaggi e lineari alla spesa sociale. È quello che è successo alla Grecia sostanzialmente nel 2015. Però hai la possibilità di sedersi a tavolino e di mitigare il massacro sociale. Una magra, diciamo così, compensazione su quello che poi andrà ad accadere. Questo è il funzionamento attuale, poi ciascuno Stato all'inizio versa la propria quota, ciascuno Stato, insomma, e poi sottoscrive il capitale per somme esorbitanti. Perché questo è pericoloso, secondo lei, Beh, in insomma, perché termini proprio democratici? cambia giurisdizione sul debito. Noi oggi tutti i titoli di Stato sono denominati certamente in euro, ma sotto giurisdizione italiana. Se tu chiedi, se fai ricorso al MES, muta giurisdizione sui titoli, quindi muta giurisdizione sul debito e vanno a finire sotto giurisdizione anglosassone. Per cui indomani, se volessi uscire dalla moneta unica, ti massacrano. Perché un conto è avere il proprio debito sotto propria giurisdizione,
un conto è avere il debito sotto giurisdizione estera. Questo è l'aspetto più preoccupante. Però Ora, politicamente, ah, sì, prego. invece, con la riforma che si vuole approvare il 16 di marzo, in via definitiva, anche se Conte si è già venduto su questo, per cui era già andato l'anno scorso tranquillamente a dare il beneplacito del governo italiano contro l'allora maggioranza giallo-verde, contro l'allora risoluzione parlamentare della maggioranza. Ricordiamo il famoso non firmiamo un C puntini puntini per chi se lo Sì, fosse. Salvini disse non firmiamo un C, poi Conte andò lì e senza avvisare né Salvini né Di Maio fece i fatti suoi, si accreditò presso la burocrazia europea che poi lo ha ricompensato dandogli l'endorsement del mantenimento del potere, del posto a Palazzo Chigi quando è cambiata maggioranza. Detto questo, adesso la riforma del MES in cosa consiste? Consiste sostanzialmente che quei memorandum non saranno più concordati, tra virgolette, con gli stati, ma verranno imposte le riforme strutturali direttamente dal MES, il quale valuterà la sostenibilità delle riforme stesse. Per cui praticamente lo strozzino ti entra in casa e si codica con tua moglie. Mentre prima lo strozzino ti aspe oggi lo strozzino ti aspetta fuori dalla porta e se non paghi ti ammazza, con la riforma del MES lo strozzino ti entra in casa e si va a codicare con tua moglie. Questa è sostanzialmente la riforma del MES, per cui io mi auguro che non solo venga rinviato, ma addirittura venga stracciato, Però ci sembra di capire venga che stracciato. politicamente, ci sembra di capire da quanto detto qualche giorno fa anche dal ministro dell'economia, insomma, parliamo di Gualtieri, politicamente probabilmente è già tutto fatto, questa è Certo che è l'impressione. fatto, ma Gualtieri ha sempre mangiato lì nella pappatoia europea, per cui è un uomo loro, è un uomo di Bruxelles, per cui è ovvio, l'hanno messo lì apposta, no? La responsabilità dei 5 Stelle, che con il 34%, col 32% dei voti e le politiche del 18, dopo un anno e mezzo, cosa fanno? Mettono all'economia un ministro del PD che alle politiche del 2018 ha preso il 19%. C'è la responsabilità del Movimento 5 Stelle. Chiarissimo. Senta Palma, prima di lasciarlo andare, ieri è scoppiato un putiferio per le parole della nuova presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha sostituito Mario Draghi, che se n'è uscita con una frase che ha fatto arrabbiare anche i più accesi euristi, i più accesi difensori dell'Unione Europea. La borsa ha subito un crollo pazzesco, storico, record negativo. E lei, non, più che altro, sia come giudica quello che ha detto Christine Lagarde, ma sia come giudica le reazioni che ci sono state poi dopo, perché anche il Quirinale, un pochino la testa, no, l'ha tirata su. Ma le dichiarazioni della Lagarde non sono fatte per, sono fatte per, cioè non sono fatte a caso. Cioè, non è, cioè chi sul, come sul Non è una Corriere, gaffe. Federico Fubini, c'è stata una gaffe, non soltanto lui l'ha Beh, detto. non è una gaffa, Cioè, non è una la gaffa. Lagarde ha detto non è compito nostro ridurre gli spread, E di chi questo. è? Mia nonna? Quindi è Se voi stato. pensate che l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale faccia una gaffa in una situazione del genere? Cioè, ma è Personalmente, pensabile una cosa da del genere? cittadino penso, personalmente credo di no, ma non è la mia opinione che conta in Certo. questo caso. Però dopo sono arrivati insomma un po' di buffetti, un po' di reazioni così, Guarda, non. sai da cosa, sai perché ti dico che non è fatto che la Lagarde sostanzialmente non è una gaffe, ma è voluta quello che ha detto? Perché oggi Bini Smaghi sulla 7 ha Lorenzo detto. Binismaghi, sono Esatto. invitato sulla 7 questa mattina. E cosa ha detto? Ha detto che Mattarella ha sbagliato, che la Lagarde ha fatto bene a ricordare, eccetera, eccetera. Ma voi pensate, la Lagarde non ha fatto nessuna gaffe. Per questo, se avesse fatto una gaffe, il Presidente della Repubblica non avrebbe avuto, diciamo così, non avrebbe avvertito la necessità di intervenire di Gualtieri fronte a una. invece, la reazione di Gualtieri invece com'è stata? Secondo te è troppo morbida?
No, la reazione di quartiere è la classica reazione di chi fino a 6 mesi fa faceva il cameriere a Bruxelles. Quindi quando l'ex padrone sbaglia, tu non fai altro, se sei rimasto amico e soprattutto se mangi da quella pappatoia, non fai altro che coprire le stronzate che fanno quelli presso i quali ti rifornivi fino a poco tempo fa. Insomma, di che cosa stiamo parlando? Ma pensate veramente che la Lagarde abbia fatto una gaffe? Questo è Ma stata, questo è stato il tappeto mediatico. se fosse stata una gaffe, ma intervenire il Presidente della Repubblica? Probabilmente no, Certo che probabilmente no, l'avrebbe chiamata, avrebbe detto scusa, ma no, guarda, sarà una battuta e finiva là. no. Una stretta di mano e via. L'ultima, l'ultima, Esatto. Palma. L'ultima, l'ultima. In Germania si annunciano 550 miliardi di euro soltanto per la Germania per far fronte all'emergenza coronavirus, che in Germania non è ancora, per loro fortuna, come qui. Speriamo in bene, insomma, ma no, le nuvole nere all'orizzonte ci sono. 550 miliardi perché i tedeschi sono più bravi degli italiani, perché sono meno corrotti, perché hanno fatto le famose riforme. No, perché gli italiani non contano un cazzo, scusami la terminologia, Siamo a ma tarda sera, si può dire. si può dire, perché se noi avessimo un governo che tenesse l'interesse nazionale, invece che spendere 20-25 miliardi e vedere a chi non far pagare il mutuo meno, ne spenderemmo subito 80-100 e rimetteremo in piedi il paese. Ma siccome siamo servi della gleba, siamo governati da servi della gleba, è inevitabile che il paese andrà a fondo, che Dio aiuti la patria. Chiarissimo il suo messaggio, Palma. Noi la ringraziamo per la consueta chiarezza. Le facciamo un in bocca al lupo nella sua città di adozione, Milano. Lei, ricordiamolo, è originario della Puglia. Speriamo che anche lì le cose si riescano a contenere in un modo o nell'altro. Ci risentiremo sicuramente a breve con abruzzolevo.it. Ricordiamo che lei comunque ultimamente ha pubblicato un'altra opera, non si ferma mai. Sì, 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 sì. Sì, Insieme al caro amico, suo amico Paolo Becchi. Ce lo può. abbiamo pubblicato a ottobre scorso Ladri di Democrazia, col quale abbiamo raccontato la crisi agostana. Retroscena, sì. Esatto, il retroscena della crisi agostana. Poi a febbraio, il mese scorso, abbiamo pubblicato un pamphlet sulle ragioni del no al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che poi nei giorni successivi è stato rinviato, ancora non si sa quando, e a breve, credo tra 1 mese circa, uscirà un libro su quello che sta accadendo in questo momento. Quindi diciamo che è sempre all'opera, ecco perché l'abbiamo trovata un pochino stanca questa sera. Palma, noi Come la, sempre. come sempre, la ringraziamo e ancora in bocca al lupo, ci risentiremo presto su abruzzoweb.it. Grazie Giuseppe Palma, Grazie avvocato, a voi. giurista e scrittore, grazie. Grazie.